Ehi, bentornati su Breaking Italy. Carlo Calenda ha fondato il suo nuovo partito. Oggi si parla di quello. Chi siamo noi per non fare altrettanto? Quindi andiamoci dentro. Innanzitutto, per le persone che hanno una vita e non stanno sempre appresso alle misere vicende delle quali è spesso composta la politica italiana, chi è Carlo Calenda? Calenda è un ex manager 46enne, è stato ministro degli affari europei e soprattutto ministro allo sviluppo economico, quando si è distinto per la gestione molto seria e pragmatica di svariate crisi aziendali, dall'Alcoa all'Ilva, della quale si parla molto in questi giorni e della quale si parlerà ancora domani, per inciso, dopo che il presidente Conte e vari ministri avranno incontrato per una seconda volta l'attuale proprietario. Ma non distraiamoci e, per continuare la tradizione delle cose che mai avrei pensato di pronunciare nella mia vita, parliamo di Calenda. Carlo Calenda ha iniziato a far parlare di sé dopo l'esperienza di governo, quando ha deciso di impegnarsi in politica non da esterno, ma attivamente, iscrivendosi al Partito Democratico e invitando i dirigenti a smettere di litigare, e generando anche qualche fastidio in realtà, comprensibilmente. Di fatto Calenda non era un dirigente, ma sembrava un po' comportarsi come tale su Twitter e, fondamentalmente, anche se nel PD inizialmente non se lo cagava nessuno, è iniziato a farsi apprezzare da alcuni per tutta una serie di atteggiamenti considerati molto concreti e lontani dal modo classico di concepire la politica del centro-sinistra, sapete, con le sue correntine. Ottimo. E poi si è alienato un pezzo di possibile elettorato lanciandosi in invettive contro i videogiochi, rei di rendere i giovani idioti e peggiorare le democrazie, poi a favore delle punizioni corporali quando i figli scazzano, poi bullizzando Ciccio Gamer e dicendo di vergognarsi di se stesso dopo aver scoperto chi fosse. Io non dimentico. Je suis Ciccio Gamer. Badate bene, cito questi esempi non solo perché voglio farci dell'ironia in merito, come ovvio, ma perché ritengo abbiano un significato e parlino del carattere del personaggio, che ha punti di forza e punti di debolezza sovrapponibili. Calenda è apprezzato, ad esempio, per aver tenuto a testa Matteo Renzi, che comunque lo aveva tirato dentro la politica, e averlo anche poi aspramente criticato, più di recente, per l'alleanza coi 5 Stelle, ma sempre mantenendo chiara l'opinione che secondo lui Renzi sia stato uno dei migliori presidenti del Consiglio della storia recente. Che è tanto da dire, molti non ce l'hanno il coraggio di affermare questa cosa così impopolare, con così tanta fermezza. Ci vuole carattere, sono aspetti positivi che vanno a sommarsi al fatto che, quando è nel suo campo, Calenda risulta essere molto serio e molto pragmatico. Ma il problema emerge invece quando siamo fuori da quel campo, perché quegli stessi episodi che ho citato prima e moltissimi altri, se siete assidui di Twitter come Calenda è, sapete a cosa mi riferisca, basta semplicemente analizzare il tono, i modi che spesso utilizza nel rispondere e dire le cose che vuole dire, hanno fatto emergere delle criticità in questo forte carattere che, ad esempio, lo porta a non ascoltare il parere di nessuno quando si fissa su una cosa. Il caso dei videogiochi o quello dell'educazione dei figli, che io avevo seguito attentamente al tempo, è che erano stati caratterizzati da un metodico non ascoltare chiunque ne sapesse più di lui sull'argomento specifico, avevano fatto storcere il naso a molti. Mi erano arrivate delle mail in merito. Ciò nonostante, Calenda ha intercettato i favori di individui e gruppi di europeisti progressisti, ma non subito. Prima di questo progetto politico, che si chiama Azione, adesso ne parliamo, aveva lanciato nel giugno del 2018 un primo manifesto, pubblicandolo sul Foglio, relativo a un progetto appunto che si chiamava Fronte Repubblicano, che non era per un partito. Sembrava voler essere una sorta di soggetto più largo, più grande, che andasse oltre il PD, che invece iniziava ad apparire in crisi, e che Calenda aveva inizialmente auspicato potesse essere guidato da Gentiloni. Non se lo cagò nessuno, tantomeno il PD, che non sembrava intenzionato a farsi fagocitare in questa roba, e anzi, in tanti ironizzarono, me compreso, che scegliere il Foglio, che è un giornale di centro, spesso conservatore, potesse non essere il luogo migliore per rilanciare una roba più grande del PD che intercettasse elettori di sinistra e progressisti. Insomma, fu un flop. Calenda ci ha poi riprovato nel gennaio del 2018, quindi 6 mesi dopo, lanciando un'altra cosa diversa, ma non troppo diversa. Ci arriviamo. Cari Calenders, che adesso romperete un po', ci arriviamo. Siamo europei. La sua nuova creatura, che era nata, anche questa, senza che all'inizio si capisse bene cosa fosse. C'era stavolta un programma, ne avevamo parlato anche noi, c'era la newsletter, il simbolo, ma finiva lì.
più che un vero movimento, era nuovamente una sorta di dichiarazione di intenti e di cose da voler fare, che un po' attingevano alle cose che Calenda aveva già detto sul preparare l'Italia agli shock che arrivano dalla tecnologia, alla necessità di una seria programmazione politica e industriale, e un po' si era infilata una questione europeista, lo si vedeva anche nel simbolo, che poi riprendeva in effetti la bandiera dell'Europa. Anche stavolta però, Siamo Europei cercò prima di presentarsi come una cosa più grande e oltre il PD, anche se a sto giro tutti e tre i candidati alle primarie avevano sottoscritto il suo manifesto, e Calenda fu quindi di nuovo accusato di volersi prendere il partito, mangiandoselo, nonostante fosse una cosa molto più grande di lui. Un po' come fosse un Kirby, insomma. Quello del famoso videogioco. Non fu quello che successe. Comunque, nelle successive contrattazioni con il Partito Democratico, Siamo Europei sembrò diventare una cosa molto più piccola. Prima Calenda fu accusato di voler trasformare il tutto in un partitino, cosa che il politico negò con forza, per poi diventare in realtà una sorta di corrente interna al Partito Democratico con annessa bandiera europea. Calenda fece campagna per il PD nel Nord-Est durante le europee, vinse e si assicurò il seggio al Parlamento europeo, per rompere successivamente col PD, in contrasto con la decisione di Renzi, che il leader del PD fece sua, di allearsi con il Movimento 5 Stelle. Perché sto dicendo tutte queste cose? Perché che questo sia il terzo tentativo non è sfuggito a nessuno, ma se oggi provi a dirlo, vieni blastato tantissimo da persone che ti fanno notare che non è vero, perché stavolta è un partito, e sarebbe una cosa completamente diversa. Lo dice anche Calenda. Tutto falso, però in realtà no, cioè è tecnicamente diversa. Calenda si stacca dalla ditta e prova a fare una cosa sua, strutturata, avrà i tesseramenti, tutto quanto, ma fondamentalmente siamo sempre lì, a guardare un prodotto che poi nel concreto veicola sempre le stesse cose, più o meno le stesse politiche, più o meno gli stessi obiettivi, più o meno le stesse metodologie, che sono quelle di Calenda. Dire che sia il terzo tentativo non mi sembra tutta questa lesa maestà. 1 più 1 più 1 fa 3, a prescindere dalle specificità. Comunque, il nuovo partito si chiama Azione. Adesso lo vediamo. Ok, Azione, con la freccetta nella A. Colore blu, immagino sia riferimento all'Europa, anche se altri hanno fatto notare che in Italia è anche il colore della destra, ed è vero. Sul quale infatti la Lega ha spostato la propria cartellonistica nel diventare partito nazionale, abbandonando il verde. Sono cose piccole, ma sono cose di rilievo. E infatti non è strano che, come segno di rottura, Renzi per Italia Viva abbia scelto un colore poco usato, cioè il viola. Ovviamente la gente lo ha fatto notare sui social, facendo anche delle battute sul logo. Come si fa sempre, la mera ragione dell'esistenza dei nuovi loghi è essere presi in giro e instaurare un senso di superiorità in tutti i grafici del mondo, meno quello che il logo l'ha disegnato. È sempre così. E Calenda al solito l'ha presa benissimo, chiedendo di fare attenzione ai contenuti con ben due punti esclamativi. Niente di nuovo. Che dice il programma? I contenuti sono stati presentati in due modi. Il primo tramite video di YouTube, il secondo tramite una lettera ai giornali. Il video di YouTube è lunghissimo e lo molliamo. Sono soltanto obbligatoriamente portato ad esprimere solidarietà nei confronti di Calenda, che è illuminato con dei softbox da YouTube Starter Kit, quelli cinesi che ti fanno apparire lievemente verdognolo ai bordi, e che palesemente sta leggendo da un iPad posto sotto la videocamera, che vabbè, solidarietà, ci siamo passati tutti, i tempi della videocamera sulla pila di libri, fantastico. La lettera, invece, è questa. E i contenuti sono quelli di prima, sono quelli del Fronte Repubblicano, sono quelli di Siamo Europei, sono quelli di Calenda. Qui si parla delle diseguaglianze sociali da correggere, qui si parla della classe dirigente che gigioneggia aumentando il debito pubblico, qui dell'importanza di investire sulla scuola e abbattere l'analfabetismo funzionale, qui della costruzione di un'Europa federale, quindi gli Stati Uniti d'Europa. Dice quindi che abbiano abbandonato i contenuti europeisti, mi sembra dica una cosa non vera. Qui si parla della necessità di avere un atteggiamento coerente e smetterla con il trasformismo in politica, e di nuovo una critica alla classe dirigente, e qui è riassunto il perché Calenda starebbe creando un nuovo partito, che è fondamentalmente
perché non ci sono partiti che non si siano alleati con forze populiste, cioè il Movimento 5 Stelle, o sovraniste, cioè la Lega e compagnia bella. So che questa chiusura è attesa, quindi io cosa ne penso? Chai, sei dalla mia parte o sei uno che è nemico e non ne capisce niente? Non lo so, nel senso che va messa in questo modo. Il partito non è una novità e per ora, per quanto mi riguarda, non esiste. È Calenda più Michelinie, una formazione politica che dice cose che, condivisibili o meno, diceva anche prima, in altre forme, in altri luoghi. La fondazione di un nuovo partito è infatti il primo passo, e questo potrebbe essere un problema, perché il suo leader ha affermato che, se non dovesse fare molto bene, ad esempio non raccogliere abbastanza consenso, o non andare molto bene nei sondaggi in questa prima fase preparatoria, Azione non si presenterà alle elezioni politiche, alle quali punto ovviamente, perché dice Calenda il paese non ha bisogno di partitini. Quindi o è partitone o è morte. Ma è durissima così. Tenete presente che Italia Viva, la formazione politica di uno dei politici più noti d'Italia, Matteo Renzi, è data tra il 5 e il 6%. Fratelli d'Italia, che ha 7 anni ed è in un momento favorevole per le destre europee, non arriva ancora al 10%. A tal proposito, però, avrei un consiglio per tutti i supporters di Calenda. Sicuramente ce ne sono tantissimi che guardano in questo momento. Anche meno, calma. Già il fatto che in tanti siano pronti, coltello ai denti, a saltare alla gola di chi osi prendere in giro il leader è un pessimo segnale. Proprio perché capisco l'entusiasmo per la creazione di un nuovo partito nel quale ci si può sentire rappresentati. È normale, è anche giusto. Ma nulla si crea con le fiammate, costruire cose è anzi un processo graduale, che le persone hanno il diritto di osservare, anche di criticare, per decidere se e quando saltarci poi dentro. Perché quello che vuoi, se vuoi essere il partitone europeista di centro, devi convincere un sacco di gente, ed è una cosa che non fai da un giorno all'altro, non la fai antagonizzando nessuno, e se metti al centro la coerenza politica, devi fare tanta strada perché ci siano abbastanza dati da poterla giudicare con la coerenza. Anche analizzando quello che il leader fa e il leader dice in tutte le sedi. Per il resto, in bocca al lupo. Je suis Ciccio Gamer. Al volo, altre cose interessanti sparse. Uno, in Italia si sta facendo un casino attorno alla questione del meccanismo europeo di stabilità. Dopo la pappardella su Calenda, non abbiamo tempo di parlare pure di questo nel dettaglio. O diventa una roba da suicidio rituale. Ma è perlomeno importante sapere cosa stia succedendo in una battuta. Sempre per tornare sulla questione della politica italiana che fa ridere polli, cani, mucche e altri e vari animali della fattoria. Il meccanismo europeo di stabilità è uno strumento che, siccome nella zona euro gli stati non possono stampare moneta come vogliono, serve a salvare le nazioni in difficoltà con dei soldi che vengono messi da parte, l'accesso a prestiti speciali, cose di questo tipo. È stato criticato in passato dalle forze più sovraniste, che spesso sono critiche anche dell'euro e appunto dell'impossibilità delle nazioni europee di stamparsi il denaro da sole, ma è stato anche messo sotto scrutinio meno strumentale da parte di tecnici che ritengono che sia importante aggiornarne alcune meccaniche in modo che i paesi dell'Europa possano accedervi senza per forza dover impiegare pesanti politiche di austerity come viene richiesto dall'Europa in caso di accesso a ingenti fondi di salvataggio. Quindi, insomma, stanno aggiornando questo MES, o ESM in inglese. L'iter per la modifica di questo strumento è iniziata con il governo Conte 1, quando Lega e 5 Stelle erano assieme al governo, con il primo testo approvato nel dicembre 2018. Indovinate un po' chi sta criticando adesso questa roba? Salvini, che era al governo, e Di Maio, che era al governo, ed è al governo. Il primo parla di regole imposte da Bruxelles, il secondo dell'importanza di non inserire regolamentazioni che stritolino l'Italia e le sue attività. Anche se al solito tutto questo c'entra poco con l'oggetto del contendere e soprattutto c'erano loro al governo e non è ben chiaro quale sia la reale ragione politica per la quale ora, proprio ora, riemerga questo spirito antieuropeista. Salvini dal canto suo risponde che non è vero niente e che loro si sono sempre detti contro, quindi link in descrizione se voleste approfondire da soli. Non tanto la polemica stupida che, vabbè, quanto proprio la questione del meccanismo che magari riprenderemo in futuro. Peraltro, oggi è molto ripreso Conte, idolo delle folle a questo punto, per aver risposto per le rime a Salvini, dicendo che il suo continuare a tirar fuori polemiche è riconducibile a un sovranismo da operetta. Bla, la bomba. Credo sia quindi necessario che pure io, come altri, sottolinei che solo qualche mese fa Conte diceva
proprio del termine e del significato del condurre politiche sovraniste questa cosa qua. Il sovranismo è la nostra Costituzione, la sovranità appartiene al popolo. Quindi il fatto di pensare, di prestare attenzione ai bisogni delle persone, alle attese delle persone, cercare di impostare una linea di politica in generale e poi economica in particolare, cercando di soddisfare quelle che sono le richieste delle persone, se lo volete chiamare sovranismo, chiamiamolo sovranismo, ma nella nostra Costituzione. Coerente. Visto che oggi la puntata è tutta politica, mi sembra, ci tenevo anche a farvi sapere che i giornali fanno sapere che il decreto sicurezza bis, quello voluto da Salvini, che mette le multe milionarie alle navi che soccorrono dei migranti e li trasportino in un porto italiano, sembra sarà smantellato. La ministra Lamorgese, infatti, che ha ereditato il Ministero dell'Interno proprio da Salvini, è spesso accusata di attuare politiche molto simili a quelle del suo predecessore. Ad esempio, si è detto con il rinnovo dei trattati con la Libia, che fondamentalmente non mandano la palla né avanti né indietro e continuano a conferire alla cosiddetta Guardia Costiera ampi poteri sulla questione migrazione, anche se ovviamente sappiamo cosa succede in Libia, quali siano le forze in gioco e da chi, almeno in parte, queste autorità sarebbero composte. E niente, la chiudiamo qua. Questo è tutto quello che avevo per voi per oggi. Grazie per aver guardato. Poco tempo per approfondire alcune cose. È andata così, ma al solito cerco di ricordare che Breaking Italy difficilmente può essere un approfondimento per tutto. Dovrebbe essere più uno stimolo, poi vedete voi. Solo non sbagliate fonti, specie quando digitate MES o finite in buchi così profondi che altro che tana del bianconiglio. Citazione da boomer, c'è tutto. Anche oggi niente al filo di regina perché siamo tutti incasinati, quindi fate i bravi. Ci vediamo domani alle 19 con la live.